Arachna e Aisha hanno dimostrato di saper mediare i loro caratteri e hanno così ottenuto la sesta stella primaria. Valtor, però, provoca un'eruzione del vulcano di Coralia e riesce a sottrarre la stella alle Winx. Le fate riescono a fermare l'eruzione e salvano Coralia e i suoi abitanti. Tra i ghiacci di Diamond. Buongiorno, care studentesse di Alfea. E non può essere che un buongiorno se c'è un bel compito in classe a sorpresa da fare. Oh, oh no, non mi sento molto preparata. Già, neanch'io, Tecna. Però non è giusto, professore. State tranquille, sarà molto facile. Verterà sulla metamorfosi in biosi animale. Non dovete fare altro che trasformarvi in un animale a piacere. In questo modo. Questo? O questo? Vediamo come ve la cavate con questa magia. Spero di non saltare dei passaggi. È un incantesimo difficile. Oh, Stella, io non ho ripassato. Tu come fai a rimanere così tranquilla? Per caso c'è qualche volontaria che vuole cominciare? Vengo io, professor Widgets. Molto bene, Bloom. Sapevo che avrei potuto contare su di te. Che cosa vuoi proporci? Dunque, io sarò... un bel gattino. Ah, eccellente, Bloom. Tocca a me. Beh, che cosa ne pensi? Oh, Stella, che ti prende? È solo metamorfosi in biosi. E sono sempre io, Flora. Ho il forte sospetto che quella non sia la vera Stella. Rivela simbiosi! Oh, Kiko! Sappiate che sono molto, molto deluso! Stella! Ragazze! Sai, farti sostituire in classe da Kiko non è stata una buona idea. Di la verità, Kiko. Ti sei fatto scoprire, eh? Scusate, non volevo saltare la lezione, ma ero indietro con i compiti. Ho un milione di cose da studiare. Per punizione, il professor Widgets ci ha dato una valanga di esercizi da fare. Quindi ora dovrai studiare il doppio. Stai scherzando, vero? Oh, quanto vorrei essere da un'altra parte in questo momento! Se è il tuo desiderio, giovane fata, presto sarai accontentata. Lo scrigno delle stelle! Avrà qualche notizia per noi. Ciò che cercate è su un mondo deserto e gelato, dove un vecchio legame è stato spezzato. Diamond è il nome di quel regno lontano. Cristallo incantato e ghiaccio arcano. Infine troverete la tanto attesa settima stella, svelando il segreto di una sorella. Che? Una sorella? La sorella di chi? Poi la ricerca sarà finita. Chi trova l'ultima vince la partita. Siamo in parità con Valtor. Noi abbiamo 3 stelle e anche lui ne ha 3. E chi ne avrà di più otterrà anche tutte le altre. Dobbiamo vincere questa sfida. Ma di quale segreto stava parlando? Lo scrigno è stato misterioso, ma ce la faremo risolvendo un enigma alla volta. Innanzitutto raggiungiamo Diamond. È un mondo di cristallo la cui superficie è avvolta da ghiacci magici. Partiamo subito! Dobbiamo arrivare lì prima delle Trix! Diamond... Che stiamo aspettando? Possiamo battere le Winx sul tempo? Sì, organizzeremo una bella festa di benvenuto alle nostre fate preferite. No. 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 Noi non andremo su Diamond. È un luogo troppo pericoloso. Ma abbiamo una missione. Laggiù c'è l'ultima stella primaria. Lasceremo correre tutti i rischi alle Winx. Ah? E quando finalmente avranno la stella, gliela ruberemo. Oh,
Io speravo tanto di attirarle in una delle mie trappole. E io volevo affrontarle e combattere faccia a faccia. Resteremo qui e seguiremo le loro mosse con l'ologramma oscuro, così è deciso. Peccato che fino a prova contraria sono io quello che dà gli ordini qui. Valtor! Cos'è che ti fa paura, Icy? Io non ho paura proprio di niente. Bene, allora andrete immediatamente su Diamond. Le Winx non devono riuscire a mettere le mani sull'ultima stella primaria. Quella piccola stella è in grado di cambiare il mio destino. E io voglio che stia qui, insieme alle altre. Che cosa ci fate ancora qui? Non è chiaro quello che ho detto? Devo forse ricordarvi che se non mi obbedite posso rispedirvi nella vostra prigione nel limbo? Sì, agli ordini. Partiremo subito per Diamond. Fate buon viaggio, Trix, e non deludetemi! Andate avanti. Vi raggiungo tra un istante. Diamond, quanto tempo. Non sarebbe dovuta andare così. Non è ancora il momento. Ci siamo tutte? Oh, tranquille non sono, Kiko. Sono l'unica e originale stella. Ciao, Bloom. Ragazze... Ehi! Bella navetta. È nuova? Non volevo disturbare gli altri specialisti e ho preso questa. Monoposto modello Crow. Wow, è super accessoriata. Bloom, parti per un'altra missione. Spero che questa sia l'ultima. Sky, sei venuto per dirmi qualcosa? Avevo preso due biglietti per stasera all'Arena Tecnomagica di Magix. C'è un nuovo spettacolo. È un pensiero molto carino, ma non so se stasera sarò già tornata. Bloom! Devo proprio andare. Ti chiamo appena torniamo e grazie! Ok, ciao e scusa. Ah, e comunque scusa di che? Se non c'è altro modo per stare insieme, allora verrò con te. Informazioni su Diamond. So solo che un tempo era abitato. A quanto pare è completamente deserto. Deve essere successo qualcosa di grave. Forse qualcuno ha lasciato aperto il frigo? Cristallo e ghiaccio, come diceva lo scrigno. Non si riesce a vedere altro a perdita d'occhio. E nessun aggiornamento da parte dello scrigno. Vorrà dire che troveremo l'ultima stella primaria da sole. Qualcuno deve aver costruito questi colossi. Chissà perché. Ma dove saranno finiti gli abitanti di Diamond?
deserto è del tutto privo di vita. Questo è un bel mistero. Un folletto? Un animale? Qualsiasi cosa fosse, era molto veloce, Stella. Questo vuol dire che c'è ancora vita su Diamond. Lo scopriremo molto presto. Flora, puoi parlare con gli alberi? Ci provo subito, Bloom. Purtroppo non riesco ad avvertire nulla. Gli alberi sono come addormentati. Eccola, la vedo! È laggiù! È una volpe bianca! Oh, è una situazione davvero spinosa! Credo che stia cercando di seminarci! Forse non si fida degli sconosciuti! Secondo me è strano che non si faccia avvicinare. Che ne pensi, Tecna? Analisi corretta, Bloom. Io non resisterei un minuto in un posto deserto come questo. Povera creatura, chissà cosa le sarà accaduto. Ci sono troppi misteri su questo pianeta. Non mi piace. La volpe. È stata più veloce di noi. Che caratterino. A quanto pare non siamo le benvenute. Già, ma c'è ancora qualcosa che mi sfugge, Aisha. Allora, dove sono finite le Winx? Già, ho bisogno di un po' di azione. Questo posto è così noioso. Datemi qualcosa da centrare con un fulmine. Oh, quella bestiaccia andrà bene. Dai, spaventiamola un po'. No! Aisy, si può sapere che ti prende? Dovete lasciare in pace quella volpe. Sbrigati, dai, forza! Vieni a vedere! Aspettami, non correre in quel modo! Dai, quanto sei lenta! Salta anche tu! Ma dove mi stai portando? Siamo quasi arrivate! Guarda! Visto, ci sono i cuccioli! A chi importa di quella volpe? Ti ricordo che Valtor vuole la sua stella. Muoviamoci, comincia la caccia.
scrigno ci vuole indicare qualcosa. Allora siamo sulla strada giusta. Ops, ho parlato troppo presto. Dove sarà finito? Forse siamo vicini a quello che cerchiamo. Dovremo proseguire da sole. Le Wingsboard non ci serviranno qui. State attente! Oh. Eccole, le abbiamo trovate finalmente. Questo è un buon posto per attaccarle. Togliamole di mezzo adesso. No, aspettate. Oh? Ai sì, che altro c'è adesso? Era un'occasione unica. Insomma, che problemi hai? Sono io a decidere quando è ora di attaccare. Andare di qua. Ma che cosa è successo? Tranquilla, piccolina. Ti aiuto io. Sei al sicuro ora? Fammi dare un'occhiata. Non c'è niente di rotto. Solo tanta paura, vero? Perché Sky si trova qui? Vieni con me, ti porto da Bloom. Sono sicuro che ti piacerà. E che andrai d'accordo con Kiko. No, no, no! Oh, oh! Non toccare quella volpe! Lo so, ma possiamo parlarne più tardi? Tranquilli, avrete tutto il tempo per stare insieme. Sepolti per l'eternità! Dell'oceano infinito, trasformazione Wings Phoenix, la forza del...
È il potere Crystal Sirenix. Il nostro potere ha reagito ai ghiacci magici per proteggerci. Dobbiamo trovare Sky. E qui è terribilmente buio. Winx, ma che succede? Wow! Il Crystal Sirenix ha un grado di adattabilità elevatissimo, ci sta aiutando! Fantastico! Forza, ragazze, dobbiamo salvare Sky! Dopo che Icy ha congelato Sky facendolo cadere in un lago ghiacciato dall'alto di una cascata, Bloom e le altre Winx si trasformano in Sirenix per salvarlo. Icy si trova finalmente faccia a faccia con la Volpe Bianca e deve far pace con il suo passato.